Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare il big match della 28esima giornata. Come avevamo detto ieri, probabilmente ci sarebbe stato un match con l'Inter tornata capolista. Effettivamente ieri l'Inter ha demolito la Salernitana 5-0, ma insomma l'avevamo immaginato, non ci poteva essere un epilogo diverso da quello che c'è stato. Il match era troppo importante e il divario tra le squadre è troppo evidente per immaginare una Salernitana che riusciva a fare qualcosa a San Siro. L'abbiamo detto, non era neanche un pronostico da fare. Ci troviamo quindi ad andare a vedere una partita che vede adesso il Milan e il Napoli al secondo e al terzo posto. Tutte queste altre le trovi analizzate nei video precedenti, quindi se vuoi vedere l'analisi di queste altre partite della Serie A ti basta guardare i video pubblicati prima, e ci andiamo a studiare Napoli-Milan. Non lo dico mai, ogni tanto adesso mi è venuta la lampadina. Se ti piace il video lascia un like, così mi aiuti a far crescere il canale. Allora, Napoli-Milan, prima considerazione piuttosto utile: 760 comparazioni affini. Innanzitutto, se hai qualche dubbio sulle comparazioni affini, ti basta cliccare proprio sul numerino e ti apre un articolo del blog che ti spiega tutto sulle comparazioni affini. Questa cosa avviene per ogni pagina del superfoglio, quindi qualunque dubbio tu abbia, non so, faccio automatic bet, hai dubbi su come lavora Automatic Bet, clicchi, leggi qui l'articolo e ti porta ad un articolo che spiega effettivamente come funziona Automatic Bet. Oggi è ancora tutto da lanciare perché sono le 9:52. Queste qua io le lancio per fargliele cercare all'intelligenza artificiale alle 10:30, quindi vi faccio vedere. Clicco, dice: stai per generare una singola, sei sicuro? Io gli do l'ok e lui mi cerca alle 10:30 quella che è secondo lui la singola migliore in quel momento, e via via per tutte le altre. Quindi torniamo a Milan, a Napoli-Milan. Perciò 760 comparazioni è un cluster alto, abbastanza indicativo. Cosa significa quando il cluster è alto? È che anche se queste quote e questo allibramento si muoverà un po', non ci dovrebbe essere uno stravolgimento dell'esito. Quindi il rischio a 1x con una 760 comparazioni difficilmente diventerà un ottimo 1, oppure ottimo 2, oppure buono x2. Cioè, i cluster servono a far muovere poco il pronostico, quindi questo potrebbe diventare un rischio a 1x oppure un rischio a 1-2, si manterrà nell'ambito del rischio. Anche questa cosa, per capire bene come si valutano queste cose che lui scrive qui nella parte arancione, si va sotto, c'è valutazioni del superfoglio e anche in questo caso c'è tutta la guida che ti spiega a capire queste cose. In particolar modo lo leggiamo: rischia 1x, rischia x2, rischia 1-2. Gli esiti favoriti, quindi quelli con la statistica maggiore, hanno una statistica minimamente maggiore rispetto a quelli imprevisti. Andiamolo a vedere. 1x, che lui ci dice rischia 1x, è al 71%. 1-2 è al 69%. È praticamente appiccicato. È un po' meno alto la X2, ma comunque al 60% e l'altro al 71%, quindi una differenza di 11 punti, è poco, cioè sono molto vicine. Qui sicuramente notiamo che scusate, il pronostico un po' si sposta sul Napoli, 40 e 30, cioè la X, il 2 è l'elemento meno forte, ma
di poco, e lo vediamo anche dalle quote 2,10-2,05, c'è un leggero calo sul Napoli. Quello a cui dobbiamo fare attenzione, però, secondo me, è che l'allibramento in questo caso è molto alto: 5,60 la media in Italia, 6,86 è quella di questa specifica partita, e oltre a essere alto è comunque viola, quindi anomalo. E si, infatti, nei risultati esatti è vero, si fa 1x 1x, ma ci entra dentro la possibilità della vittoria del Milan, perché quando c'è questa condizione così del rischio i fattori sono molto vicini. Andiamo a vedere gli altri esiti per farci un'idea più chiara. Allora, qui da una partenza di parità tra under e over ci si sposta di poco sull'under, quindi pochi gol. Una cosa che io consiglio sempre quando c'è il dubbio, under over, per esempio il 2.5, in questo caso è pressoché paritario, verificare l'over 1.5 e l'under 3.5 per vedere quale dei due a predominanza, quindi se c'è una partita in cui qualche gol ce l'aspettiamo oppure no. Questa mantiene anche a livello statistico un assoluto equilibrio, perché c'è 71,2 e 71,9. Non abbiamo neanche dagli esiti più piccoli un'indicazione un po' più chiara. Cioè, può capitare, no, che magari vedi 52% sull'under, però non so, 76,3 e mezzo, e questo qua 60, e allora dici, beh no, è effettivamente una partita in cui ci saranno molti gol, pochi gol. Invece qui è proprio equilibratissimo, ci si sposta sull'under a mio modo di vedere anche per l'importanza del match, probabilmente, non so perché sono uscito, volevo cambiare pagina, volevo andare a vedere il gol no gol. Anche il gol no gol ci dà questa indicazione. Allora, 54, l'ho spiegato più volte, quando ci sono gli esiti da due binari, o sì o no, quindi under over, gol no gol, pari, dispari, 54,6, diciamo anche 55, non è ancora una statistica prevalente, perché se è il 55 sulla 1x2 ovviamente significa che da solo un segno prende più della metà dei vari segni, degli altri due segni, e quindi è una statistica prevalente. Ma quando ce ne sono solo due, quindi succede, non succede, gol, no gol, 55 non è ancora una statistica prevalente, lo diventa prevalente dal 57-58% in su. Come la valuti? La valuti abbinando lo studio della quota. Quindi lo studio della quota ci dice che rispetto alla quota reale allibrata c'è un rialzo comunque del 10%, che è un rialzo statistico. Quindi teoricamente in una partita normale un rialzo del 10%, quindi meno 10%, ossia quota attuale più alta della quota reale allibrata del 10%, potrebbe essere considerata una value bet, perché il rialzo appunto è statistico, è solo del 10%, non supera il 15%. Personalmente io non vado oltre il 10% quando cerco le value bet, però lo consideriamo statistico fino al 15%. In questo caso specifico, quello che non va bene secondo me è proprio la statistica che è bassa. Cioè, se qui ci avessimo avuto una statistica alta, perciò fai conto, 60%, e poi questo rialzo del 10%, allora potevo anche dire, beh, il bookmaker la sta rialzando, ma la possiamo considerare una value bet, perché comunque a livello statistico ci sta bene. L'allibramento è verde, quindi ci sta bene, anche se ha spostato di poco sui due segni, 52-48, insomma molto poco indicativo, però comunque è verde, quindi è in linea con quello del campionato italiano, e si poteva considerare una value bet. Con la statistica più bassa tenderei a considerarla meno una value bet, anche perché
Un ragionamento che va fatto, che va inserito sempre in questi contesti, è se lui me la apriva a 1,90 e poi me la cala a 1,80, anche che c'è un rialzo rispetto alla quota reale librata, comunque c'è un riabbassamento rispetto alla quota vergine. Ma quando va tutto verso su, quindi lui me la apre a 1,61, me la apre a 1,67 e me la alza ulteriormente, allora è ulteriormente un segnale negativo per il nostro esito. In realtà tutto questo ragionamento sul gol no gol è sempre molto labile, per un motivo semplice. Il gol no gol probabilmente è quello più... tra tutti i vari esiti, è quello che veramente si sposta più facilmente, perché basta un tiro fortunato ed entra il gol, o basta un palo e non entra il gol. Mentre sull'under over e sull'1x2, secondo me, tutti questi ragionamenti sono più importanti, sono più pesanti, perché se c'è nell'under, nella statistica, che segni poco, tendi a segnare poco, eccetera eccetera, il gol no gol è quello un pochino più imprevedibile, perché veramente basta niente per segnare il gol che non ti aspetti e basta niente per non segnare il gol che invece sembrerebbe acclarato. Quindi su questo Napoli-Milan, tornando a dare una valutazione finale, è tutto molto equilibrato, pochi gol. Under over, secondo me si va su più sull'under. Io metterei un multigol 1-3 in realtà, perché un gol da questi attacchi me li aspetto, non credo che possa finire 0-0. 66% per il multigol 1-3 è una buona statistica. Non mi aspetto più di 3 gol alla luce di tutto quello che abbiamo analizzato, però almeno un gol me lo aspetto. Lo metterei sulla 1x, quindi diciamo che queste due sono le due soluzioni che mi sembrano più probabili. Però è vero pure che c'è l'allibramento viola, quindi in realtà sono proprio d'accordo con tutti e tre le valutazioni. E ci starebbe, per la correttezza dello studio, anche un eventuale 1-1. Quindi guarda, forse possiamo togliere, secondo me, lo 0-0, perché io almeno un gol in questa partita me lo aspetto. Perciò possiamo togliere lo 0-0 e trasformarlo in 1-1, 1-0, 1-0. Se dovessi dare una valutazione finale, anche per l'importanza comunque di non perdere una partita del genere, l'importanza che per tutte e due, che hanno praticamente lo stesso identico rollino, il Milan fuori casa va molto forte, 9 vittorie, io a questo punto sceglierei proprio l'1-1 e ritrovarci tutte e tre a 58 con l'Inter. Quindi per me questa rischierei l'esito X e Napoli-Milan per me finisce 1-1. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.